Due gol e secondo posto per la Virtus. L'equivalenza rossonera fa esplodere di gioia i 3.000 del Biondi che chiedevano ai propri beniamini una vittoria. Missione compiuta, impreziosita, come detto, dall'aggancio all'Empoli a quota 47, e dire che Baroni parla ancora di salvezza, ma è una dolce bugia. L'obiettivo può cambiare, no? La salvezza matematicamente non è acquisita. No, noi dobbiamo continuare a fare questo. Io trovo anche riduttivo crearci un obiettivo che non sia quello di affrontare di gara in gara per misurarci e vedere dove possiamo arrivare. A piegare il Novara di Aglietti le reti, entrambe molto belle, di Gatto e Turchi, che ironia del destino si sono dati il cambio nella ripresa. La squadra piemontese era scesa al Biondi per il punticino, utile per la sua magra classifica. Era anche riuscita a pareggiare con Rubino, subentrato a inizio ripresa, ma poi le sue paure l'hanno punita. Baroni, mai scontato nelle scelte dell'11 di partenza, stavolta ha esagerato, proponendo una mini rivoluzione solo in parte dettata dagli annunciati forfè di Piccolo, infortunato, e Mammarella squalificato. In difesa fuori De Col, dentro a destra Aquilanti, a sinistra Menta con Ferrario a far coppia centrale con Trost. In avanti Falcinelli preferito a Comi e la sorpresa di Gatto al posto di Ragazzu finito in tribuna. Out anche Tiam influenzato. In estrema sintesi ancora una volta ha avuto ragione il tecnico toscano, che conosce a menadito i ragazzi e a tutti dà l'opportunità di giocare quando vede che possono essere utili alla causa. Assenze pesanti anche per Aglietti, costretto a ridisegnare il centrocampo. Fuori gli squalificati Buzzegoli e Faragò e gli infortunati Rigoni, Nikatidis e Pivlovski. Arbitro dell'incontro a Battista di Molfetta. Ed ora le immagini salienti del match. Settimo minuto, angolo per la Virtus, colpo di testa di Ferrario alto. La risposta dei bianchi del Novara è in questa incursione in area rossonera, che però non trova riscontri. Il vantaggio del Lanciano al 27esimo è un gran gol di Gatto. Il giocatore, servito da Paghera, avanza palla al piede. Molto bravo Falcinelli a fargli spazio, il resto lo ha fatto la sua velocità e la precisione del tiro, che ha fatto secco Kocinski. La troppa gioia del suo primo gol stagionale gli costa il cartellino giallo. 32esimo ancora Lanciano, Bukel sfonda sulla sinistra, palla in mezzo per Di Cecco che non arriva per un soffio con la porta spalancata. Nel finale si rivede il Novara, colpo di testa di Marianini, Sepe para sicuro. Nella ripresa dal primo minuto in campo De Col per Ferrario, nel Novara dentro Rubino per Manconi, Aglietti sposta Sansovini a destra del fronte d'attacco. Sesto minuto, pareggio improvviso del Novara con Rubino, punizione di Jevenier, palla nel mucchio, Sepe accenna all'uscita ma rimane a metà strada e spunta la testa dell'attaccante del Novara che insacca l'1-1. Lanciano ha colpito ma non ha affondato, qui ci prova dalla distanza Casarini, il giocatore poi costretto ad uscire a causa di guai muscolari, al suo posto l'ex Comi. E poco dopo proprio Comi a mettersi in luce e a sfiorare il raddoppio su fallo laterale di De Col, colpo di testa di poco fuori. Partita sempre viva, qui Sepe deve bloccare un tiro dalla distanza. Il raddoppio del Lanciano arriva al 42esimo con Turchi, subentrato a Gatto, Bukel invita, Manuel trasforma in oro l'assist e fa esplodere tutta la sua gioia. I rossoneri potrebbero persino triplicare con Falcinelli, poco fortunato. Il Lanciano dunque si conferma bestia nera della squadra di Aglietti, quest'anno 0 punti, l'anno scorso 1 con Manuel Giustiziere, 3 i gol realizzati contro la squadra piemontese.